L'assessore al welfare Letizia Moratti ha lasciato aperta la possibilità di confronto con i sindaci del territorio casalasco per la questione del potenziamento dell'ospedale dell'Olio Po e la creazione di una SST autonoma da Cremona e Mantova e dotata di un direttore sanitario e un budget per il territorio casalasco. L'impegno ad ascoltare le richieste che arrivano dai cittadini attraverso una raccolta di oltre 15.000 firme, ma anche dai sindaci che stanno lavorando a questo obiettivo, è testimoniato dal primo cittadino di Rivarolo del Re, Luca Zanichelli, che ha recentemente incontrato l'assessore regionale. I sindaci vogliono partecipare alle decisioni sul territorio e vogliono poter garantire servizi adeguati alla popolazione dopo il depauperamento progressivo dell'ospedale, svuotato di servizi e professionalità. Come sindaci del Casalasco riteniamo sia fondamentale un assetto organizzativo per quanto riguarda il discorso sanitario che faccia confluire su un territorio come il nostro, composto da 27 comuni, il territorio casalasco vedanese, di cui 17 del territorio del Casalasco e 10 del territorio vedanese. E quindi c'è bisogno che affluiscano fondamentalmente delle risorse afferenti alle SST di Mantova e le SST di Cremona in un'ottica chiaramente di integrazione che chiaramente porti al raggiungimento di obiettivi territoriali e quindi anche alla ridefinizione di tutte le professionalità necessarie. Importante avere anche un responsabile di direzione e attraverso appunto la figura di un direttore dell'area territoriale Olio Po. Assieme ad altri sindaci ho presentato anche alla vicepresidente Moratti, il quale si è resa molto disponibile per organizzare un incontro proprio con i sindaci del territorio per un rilancio del nostro territorio nell'ambito sanitario.